Cominciai col fare il giro della casa, a una certa distanza, perché alcuni ostacoli di non ben precisabile natura mi impedirono di farlo più da vicino. Non scoprii nulla che volesse acchiarire il mistero, ma mi dissi a questo punto, ce n'era poi uno in questa storia. In questa casa di Pico Farnese, un tempo in provincia di Terra del Lavoro o di Caserta, poi ascritta al Frusinate, era nato nell'agosto 1908 Tommaso Landolfi. Le imposte, la bellezza austera e decadente del palazzo e la fama notturna del suo illustre abitante richiamano oggi le pagine gotiche del suo Racconto d'autunno, più affine alle atmosfere tenebrose della casa Usher di Edgar Allan Poe che ai ridenti paesaggi della Ciuceria. Dove oggi un parco letterario celebra i natali di uno dei più grandi e appartati autori del Novecento, non è difficile immaginare la presenza dello scrittore, bambino e giovane, poi inquieto creatore di meccanismi complessi. Landolfi ha detto: «Non potrò mai scrivere veramente a caso e senza disegno, sì da almeno sbirciare attraverso il subbuglio, il disordine, il fondo di me». E viene da chiedersi se di questa complessità servita sempre da un sorprendente spettacolo verbale, come dice Italo Calvino, curatore di una fortunata antologia, di questa invenzione giocata in un finto specchio parodistico, qui si possano raccogliere le tracce. È difficile credere seriamente che un caso, che è sempre e tuttavia un accadimento, sia casuale, o insomma credere seriamente al caso, per il semplice fatto che una cosa accade non può essere casuale. Sembrerebbe di poter affermare con tutta sicurezza, benché la dimostrazione di un tale asserto sia tutt'altro che agevole e forse impossibile, ma qualcuno ha inventato il caso e tutti i pensanti lo hanno accettato, anche coloro che mostrano di rifiutarlo quale ordinatore o disordinatore dell'universo lo ammettono poi implicitamente in ogni momento della loro giornata. E forse a inventarlo è stato un giocatore, appunto, o l'inventore stesso del gioco, che ben sapeva di non poterne in nessun modo fare a meno. La figura di Landolfi è molto sfaccettata e è difficile dare una definizione completa. La stessa postfazione di Calvino si intitola L'esattezza e il caso. Landolfi sì, è sicuramente interessato a analizzare i meccanismi del caso, e quindi il caso è il caos è la morte. È la presenza della morte che induce il caso. Landolfi, attraverso anche la sua attività di giocatore d'azzardo, lancia una sfida per tutta la sua vita al caso, attraverso appunto una forma di ordinamento, di esattezza che può essere data dalla letteratura, dalla lingua, dall'espressione scritta, e quindi sapendo che questo gioco è in fondo un gioco perdente. La grande ossessione di Landolfi è stata fin da giovanissimo la morte intesa come disgregazione di atomi. Ecco, Landolfi era un materialista e quindi questa mancanza di possibilità di chiudere. La letteratura all'inizio per Landolfi doveva essere una possibilità invece di chiudere, di concludere. Secondo Calvino, tutta l'opera di Landolfi si svolge sotto il segno del caso.
Io posso essere d'accordo se ci riferiamo innanzitutto al destino editoriale di Landolfi, che è stato un destino gramo, disordinato, non abbiamo ancora un'edizione completa di tutto Landolfi. Il caso ovviamente è un tema, è un topos di Landolfi che era un giocatore compulsivo, quindi l'azzardo, il tema della morte legato a certi numeri, alla pepatencia, a certe carte, è magnetico, è vissuto quasi morbosamente Landolfi. Se invece con caso intendiamo una certa volubilità, capricciosità nella scelta dei propri temi e nel modo di modularli, allora dissentirei da Calvino, perché al contrario mi sembra che Landolfi sia un autore quasi sistematico nella fedeltà ai propri temi, e quindi le sue ambientazioni, le sue proverbiali abitazioni, la casa, un certo tipo di donna, il tema della morte, della malattia, la lingua stessa, tutto questo è estremamente coerente in Landolfi e obbedisce tutto fuorché al caso. La casa per Landolfi è probabilmente non un tema ma il tema. Io ho parlato una volta di casa Landolfi esattamente come esiste una casa Gadda, una casa Gombrowicz, una casa Borges, una casa Poe. Landolfi oltretutto viene da una casa storica, da un palazzo a Vito, fatiscente, più che decadente, decaduto. Questo palazzo evidentemente è stato poi da lui introiettato una volta per tutte, è diventato sangue, è diventato linfa, è diventata la sua ispirazione. Le case di Landolfi sono case piranesiane, sono case barocche, case incubo, come quelle case che nei sogni diventano metamorfiche e passano ad essere altre case, poi piazze, poi navi, poi treni, poi di nuovo case, torri, cantine. E intanto impongono al narratore e di riflesso al lettore un continuo saliscendi, e in questo è fin troppo facile leggerle come una metafora delle nevrosi, delle circonvoluzioni mentali dell'autore, che soprattutto in certe zone liminari, soprattutto o nelle torrette o nelle cantine, ha i suoi luoghi segreti. Qui sì, che mi persi in un labirinto di stanze e di passaggi e ripostigli e corridoi e scale, alcune palesi, altre segrete o che lo erano state un tempo. Basti dire che mi ritrovai un paio di volte nella soffitta, un suggestivo luogo pieno di vetusti oggetti inutili e curiosi, e una addirittura sul terrazzo merlato. Mi sembrò infine d'aver trovato il filo d'Arianna e cominciai a seguire certo cammino che mi pareva il giusto. E a questo punto incappai nuovamente in una camera che pareva abitata, una minuscola camera o gabinetto al secondo piano. Fondamentalmente queste case sono anche dei labirinti, sono dei cimiteri, sono dei musei, sono tutto ciò che non appartiene all'idea moderna di casa. È naturale che Landolfi si compiacesse di questo tipo di ambientazione e di decor, ne facesse non solo lo sfondo dei suoi racconti, ma appunto il tema fondamentale. Se noi leggiamo uno dei suoi testi più famosi in questo senso, che è Il racconto d'autunno, dove c'è un narratore, c'è una donna misteriosa, ci sono delle vicende di famiglia che attraverso un'anamnesi, un'investigazione, possono essere chiarite a posteriori, di fatto però la vera protagonista è la casa. C'è una pagina molto bella di Landolfi in cui lui si fa rimproverare addirittura dalla casa, che gli dice: figlio mio, io ero tutto per te e tu hai voluto correre la volgare avventura del mondo, hai voluto frequentare le donne, i casinò, hai voluto fare la bella vita, hai voluto avere una famiglia, non ti bastavo io. Evidentemente questo non ti bastavo io viene pronunciato da quella meta casa o super casa che è la letteratura stessa. Ultimo, forse, rappresentante genuino della gloriosa nobiltà meridionale, io sto da solo in questa casa crollata più che per metà e che seguita a crollare un poco ogni giorno, in cui il vento si insinua gemendo, sufolando,
facendo garrire le pendule tappezzerie. Ormai per volgere dei tempi, povero in canna, mi scaldo la minestra da me, poi passeggio infaticabilmente nelle sale vuote, più sovente in cucina, a causa del freddo. E tutto pur di non lavorare, che sarebbe cosa vergognosa, ma in specie direi pur di non vivere. Oggi pioveva forte e insistente, non solo fuori ma dentro, da molte parti. Questa pioggia non era purificante, era corrompente. Non scioglieva i pensieri, li inzuppava e appesantiva. Essa macerava fin nel midollo, scommetteva pietra per pietra quanto resta di questa vecchia casa, la quale un giorno non lontano si fenderà a mezzo e lentamente rovinerà, seppellendo il suo solitario abitatore. E di tra la fenditura si sarà mostrata una luna rossa, insomma, come della casa di Roderigo Usher. Ebbene, non è bello che io muoia con lei o lei con me? A proposito di case antiche, di case che crollano, anzi colte proprio nel momento del crollo finale, ovviamente l'autore di Landolfi è Poe, il Poe del crollo della casa Usher. Questo crollo è un crollo surreale, quasi un crollo da fumetto. Nel senso che incomincia con una crepa, una sottile crepa che solca tutta la facciata della casa e alla fine divide in due come una mela spaccata questa casa, che è evidentemente la perdita della ragione, è qualcosa di incrinato da tempo nella ragione del proprietario, così come il proprietario impazzisce, la sua casa viene meno. Come era brutta Maria Giuseppa, veramente. A vederla così aggiustata e col principio delle bande dei capelli oliati che le usciva di sotto al fazzoletto, poteva sembrare anche una donna come tante altre del paese, però io sapevo che era brutta, perché più di una volta ero salito improvvisamente nella sua camera e l'avevo trovata senza giamberghino e senza veste, e allora mi ero accorto che era una cosa liscia, senza fianchi e senza petto e con certe gambe grosse di contadina. Tante volte poi, quando le strappavo per gioco dalla testa il fazzoletto, mi aveva fatto quasi pietà. Quella testa stretta stretta con una fronte che non era quattro dita, con quelle due bande di capelli tirati all'olio. Maria Giuseppa aveva grosse mani, grossi piedi e camminava sempre con un rumore da far spavento. Ma del resto, l'avevo presa dalla campagna e il primo giorno non sapeva neppure sperare un uovo e le dovetti insegnare a farla frittata per non restare senza pranzo. La donna per Landolfi è anche la vita. È anche la possibilità di una vita piena. Come tutte queste immagini di vita piena, da Landolfi sono corteggiate e deformate al tempo stesso. I modelli di Landolfi sono tantissimi, ma Dostoevskij naturalmente è uno di quelli più presenti. Il primo racconto di Landolfi, che si intitola Maria Giuseppa e che esce nel 1930 su una rivistina che si intitolava Vigilie letterarie, è una sorta, soprattutto come tono, il personaggio che parla, che si chiama Giacomo e che rimanda un po' anche a Leopardi, ma comunque il tono che ha è quello di ciò che è stato chiamato lo skaz russo, cioè questa sorta di misto tra lingua colloquiale e lingua colta, un linguaggio saltellante, pieno di incisi, pieno di appelli al lettore. La passione di Landolfi per la letteratura russa è una passione che riguarda la propria identità di scrittore. La chiama la selvatichezza degli scrittori russi, il loro essere sempre eccessivi, il loro portare alle estreme conseguenze tutte le correnti letterarie con cui entrano a contatto. Quindi c'è naturalmente una sorta di proiezione del personaggio Landolfi
dentro la letteratura russa. Nei libri di Landolfi ci sono anche molte donne, però non credo che Landolfi possa essere definito uno scrittore d'amore. Queste donne entrano in rapporti sentimentali e sessuali con i protagonisti e spesso anche con il narratore, però non sono mai donne compiute, sono sempre parti di donne, sono assenze di donne, o sono meri, come dire, organismi linguistici, repertorio di nomi, di parti anatomiche che Landolfi si diverte a inventariare come in una sorta di ideale opera cartografica del corpo della donna. Oppure sono demoni, sono bestie come la Guru, che è una licantropa nella Pietra Lunare. Ella s'era seduta sull'orlo della seggiola senza abbandonare all'indietro il corpo snello ed elegante, che anzi restava nervosamente rattratto, quasi preparandosi a uno slancio. Una veste bianca e leggera la ricopriva, di foggia alquanto inusitata, corta, di maniche di scollo largo, ornata di ricami multicolori sul seno e piena di elastici sottotraccia, simile in qualche modo a quegli indumenti di importazione ungherese che anche da noi adottarono, or non è molto, alcune professoresse di scuole medie per la loro villeggiatura. Il giovane seguì con viva soddisfazione la linea delle cosce affusolate cui la stoffa aderiva strettamente. Lasciò scivolare lo sguardo sul tornito ginocchio e s'aspettava ora di scoprire una caviglia esile, un piccolo piede. Invece il sangue gli si gelò nelle vene e quasi nel medesimo istante gli rifluì tutto con violenza alla bocca dello stomaco. In luogo della caviglia sottile e del leggiadro piede, dalla gonna si vedevano sbucare due piedi forcuti di capra, di linea elegante, a vero dire, eppure stecchiti e ritirati sotto la seggiola. E il curioso era che queste zampe, a guardarci bene, parevano la logica continuazione di quelle cosce affusolate. Oppure sono simulacri di donne, come nel racconto La moglie di Gogol, dove la donna è un fantoccio e poi diventerà un fantasma, una morta, uno zombie, sempre qualcosa che evoca la donna ma in assenza, con un senso quindi di lutto, di perdita. Come se Landolfi fosse programmaticamente risoluto a evitare i luoghi comuni, tutto ciò che è scontato nella narrativa sentimentale, non dico nella letteratura d'amore, come se la considerasse qualcosa di triviale, qualcosa ormai di consunto e di irrecuperabile, qualcosa di molto kitsch, ecco. La moglie di Nikolaj Vasilievich, è presto detto, non era una donna. Né un essere umano purché sia, neppure un essere comunque vivente, animale o pianta, secondo taluno, peraltro, insinuò. Essa era semplicemente un fantoccio. Sì, un fantoccio. E ciò può ben spiegare le perplessità, o peggio, le indignazioni di alcuni biografi, anch'essi amici personali, del nostro, i quali si lagnano di non averla mai vista, sebbene frequentassero abbastanza assiduamente la casa del suo grande marito, non soltanto, ma di non averne mai neanche udito la voce. La cosiddetta moglie di Gogol, dunque, si presentava come un comune fantoccio di spessa gomma, nudo in qualsiasi stagione e di color carnicino, o secondo usa chiamarlo, color pelle. Ma poiché le pelli femminili non sono tutte dello stesso colore, preciserò che in generale si trattava qui di pelle alquanto chiara e levigata quale quella di certe
brune. Esso o essa era infatti, è ozioso aggiungerlo, di sesso femminile. C'è una sorta di misoginia di Landolfi, ma è una misoginia, mi viene da dire, retroversa, insomma, che riguarda più appunto una sorta di desiderio di possesso frustrato, non desiderio di possesso fisico, ma desiderio di possesso concettuale, piuttosto che un reale, piuttosto che un odio verso la donna. Più ancora delle donne a popolare le pagine di Landolfi però sono gli animali, e sono animali spesso octoni, animali bassi, sono scarafaggi, sono mosche, sono vermi, non a caso tutti quegli animali che poi sono diventati una sorta di corredo, di correlativo del tanto di tanto cinema horror. Pensiamo a Cronenberg, per esempio, a quanto i vermi e le larve giochino nei film di Cronenberg. E poi costituiscono una sorta di referto psichiatrico, perché sono gli animali che corrispondono al disturbo, corrispondono al disagio, all'ossessione. Così parato s'aggirò alquanto attorno a quelli con passo che si sarebbe detto di danza. Saltò alcune volte a piè pari, precipitosamente, battendo forte con le piote il piano. Venne al sacro calice che prese, mantenendosi di spalle al luogo pei fedeli, guardando ossia il ciborio. Lo elevò, lo riposò. Fece un mezzo giro su se stesso, allargò le braccia, ma senza troppo discostare i gomiti dal corpo, con le palme aperte. Si rigirò di nuovo verso il sacro calice, di nuovo lo elevò. Le due donne per un momento non capirono, si rifiutarono di capire. Lettore, non ne ho colpa. Tombo diceva messa. Gli animali sono una presenza molto forte in Landolfi, e direi che si possono suddividere in due ambiti. Da una parte ci sono gli animali veri, i tanti cani e gatti di cui Landolfi parla e che sono animali adorati da Landolfi. Poi c'è invece tutta un ambito di animali simbolici. Alcuni animali in Landolfi hanno avuto un trattamento di riguardo, hanno avuto più spazio, più enfasi, e ai lettori di Landolfi si impongono quasi come emblemi del suo stile, quasi come landolfismi, potremmo dire. Una di queste è sicuramente Tombo, la scimmia delle due zittelle, una scimmia che, quanto a perturbante, fa il paio con il famoso orangutan del delitto della Rue Morgue di Poe. C'è la scimmia delle due zittelle che dice messa. La scimmia è l'animale del diavolo da sempre nella tradizione, quello che imita l'uomo, che fa finta di essere un uomo, ma che contiene una sua parte bestiale. E le labrene, che sono animali nome, animali parola, non sappiamo come e cosa siano queste labrene, sappiamo solo che ci sono e sono tante e che costituiscono per noi la più grande delle minacce. Ora avvenne una notte che, rientrato per coricarmi ed avendo appena chiuso la finestra, io scorgessi come una folgore trascorrente lo sguancio della medesima, e che, sebbene con la coda dell'occhio, in questo balenamento ravvisassi una labrena lanciata in direzione del telaio. Il suo manifesto intento era di porsi in salvo per la finestra, che tuttavia, lo siete ste veduto, era ormai chiusa. Essa, allora, tornata celermente indietro, si dette a percorrere disordinatamente le pareti, sempre tenendosi sull'alto, e finì col rifugiarsi contro la volta, donde neppure la mia lunga canna poteva sgomentarla, a meno di non manovrare la canna stessa perpendicolo, ma ciò comportava il grave rischio che la labrena mi cadesse addosso. Ebbi giusto il tempo di sperimentare sulla mia pelle più gelosa quello che per tutta la vita avevo paventato, il contatto della turpe bestia.
e persi i sensi. Landolfi è certamente uno scrittore che riprende scritture altrui, è uno scrittore per scrittori e di scrittori, è uno scrittore che usa certamente la parodia, però una parodia seria in genere, una parodia che non contesta il testo, diciamo così, che riprende. Fin dall'inizio della sua carriera Landolfi è uno scrittore molto letterato, che si appoggia alla letteratura passata e la riscrive, la rifà in termini personalissimi. Il suo modo di procedere è un modo di procedere che è stato definito parodico, nel senso che riprende numerosi modelli, ma mentre altri scrittori, i suoi contemporanei, si rifanno a una corrente definita, Landolfi si rifà genericamente a una sorta di letteratura di tipo ottocentesco decadente, senza però prendere specificamente nessun modello e invece ricreando, diciamo così, una sorta di grande modello inesistente, di archetipo che non esiste. Ha sempre rifiutato l'etichetta di scrittore di parodie o l'etichetta di scrittore d'ingegno, perché appunto il fine ultimo della sua scrittura era l'espressione diretta di una ferita esistenziale, emotiva e così via. Su una rivista italiana, a nessun proposito, giudizio sommamente lusinghiero sulla mia opera. E tra l'altro vi son definito, con lodi da fare il viso rosso, autore di racconti fantastici. Sommamente lusinghiero, cioè inteso come tale. Come mi dispiace al contrario. E come è anacronistico. Ma se avessi voluto essere uno scrittore di racconti fantastici, che cosa invece ho voluto essere o sono? E chi lo sa? Landolfi in effetti non è stato uno scrittore fantastico nel senso di uno scrittore interessato alle storie che raccontava, ma è stato senz'altro uno scrittore antirealista. Lui pensava appunto con i russi, diciamo, Dostoevskij in particolare, che la letteratura non dovesse riprodurre il mondo esistente, ma ricreare un proprio mondo, riformare il proprio mondo. Il mondo che descriveva, diciamo così, e in questo senso le sue storie sono fantastiche. In un altro senso poi le storie di Landolfi possono essere considerate fantastiche, nel senso che sono allegoriche, spesso sono allegoriche. Il primo Landolfi, quello dei racconti del dialogo dei massimi sistemi, del breve romanzo, ammesso che sia un romanzo, La pietra lunare e via dicendo, è un Landolfi che riprende la tradizione del racconto fantastico, fantastico francese, c'è una tradizione minoritaria del racconto breve, ma tipicamente romantico decadente, ecco. La scelta di lingua e di stile non è particolarmente dipendente dalla lingua e dallo stile di quella tradizione. La sua scelta stilistica è compattamente manierista, compattamente ottocentesca, per così dire, riprende un lessico prezioso o comunque in genere alto, tipicamente ottocentesco, una sintassi complessa e in generale la sua scelta stilistica per l'appunto può essere vista come una grande operazione di difesa. Landolfi si è imposto come scrittore fantastico anche perché poi la sua crescita è avvenuta negli anni del neorealismo e la sua inattualità, il suo essere defilato sono stati evidenziati e enfatizzati dal contesto, tanto più la letteratura italiana era neorealista, era vittoriniana, tanto più Landolfi quasi subiva un processo di invecchiamento precoce, le sue pagine nascevano già ingiallite, già ottocentesche. E quindi sicuramente Landolfi è uno scrittore fantastico, se intendiamo con fantascienza una forma di profezia, una forma di anticipazione di ciò che sulla base dell'attuale scienza e tecnologia e conoscenze umane
potrebbe verificarsi di qui a 20, 30, 50, 100 anni, allora sicuramente no. 23 marzo 1900, questi contorti o levigati apparecchi, questi bottoni, queste chiavi, queste leve, questi complicati sistemi, grappoli, fasci, grovigli di elementi di acciaio, di vetro, di non so cosa, questi quadri, queste trasmissioni, queste distribuzioni, queste spie, questi indici, questi quadranti, queste articolazioni, questi giunti e snodi, in una parola, tutto questo infernale macchinario brilla crudelmente davanti a me, distinto nelle sue più minute parti dalla luce bianca, spettrale, la quale, anzi, ne sollecita piccole e vaghe ombre azzurrine, pari alle brevi ombre del meriggio estivo che con simile inganno parlano di riposo, di speranza in quell'altro mondo tanto più vasto ed egualmente angusto. Odo il solito ininterrotto ronzio acuto sibilo che soltanto a tratti sale di tono fino a superare il potere di percezione del mio orecchio e a perdersi in un inafferrabile, muta vibrazione sonora. La terra è sotto di me, sempre pressappoco nella medesima attitudine, con la stessa smorfia, voglio dire, descritta nel suo volto dal mio continente natale, l'Europa. Anche il romanzo tecnicamente e topicamente più fantascientifico di Landolfi, Che ancora regina, in realtà non è un romanzo di fantascienza. È un romanzo di fantascienza solo se ci accontentiamo dell'esteriorità. La fantascienza è un pretesto. Siamo nel futuro, siamo nell'iperspazio, su una navicella spaziale potremmo essere al tempo di Giasone, al tempo dei mostri della mitologia greca. A Landolfi non interessa assolutamente essere profetico, così come interessava ad autori come Verne o Wells. In lui la fantascienza è semmai un tono, è un'inflessione, è l'ennesimo falsetto. Un articolo di Vittorio Sereni del 1950, che si intitola Tre crisi degli anni 50, parla proprio di Cancro Regina, indica proprio in questo romanzo una sorta di svolta, perché questo romanzo è costruito in due parti. Il primo è appunto il solito personaggio di Landolfi, un individuo solitario che abita in una grande casa isolata, eccetera, che si lascia convincere in maniera così un po' sventata da un altro curioso figuro a fare una spedizione sulla Luna con questa macchina chiamata Cancro Regina, e dopo varie avventure si ritrova prigioniero di questa navicella spaziale in orbita perenne intorno alla Terra. La seconda parte del romanzo in sostanza è un diario. Landolfi, appunto, dopo questo romanzo va verso il diario, va verso la confessione aperta, diciamo così, delle proprie paure, delle proprie ossessioni, della propria insoddisfazione nei confronti della letteratura. 22 maggio. Ecco passati 2 mesi da quando ho cominciato le presenti note. 2 mesi. Un'eternità. Piuttosto un attimo. O le due cose in una. Qui il tempo non ha tempo. E ancora e sempre questa vita senza fondo, questo spazio e questo tempo senza scopo. E si vivrà, ahimè, si vivrà tuttavia. Sospetto, rileggendo le ultime pagine, di avere subito un lungo accesso di follia. Sospetto, si capisce, è un modo di dire come dubitarne, soltanto a scorrere quella roba. Ma ora non so se scrivere per fortuna o per disgrazia, è passata. Son lucido e calmo come non mai. Bel sugo, mio Dio.
si ha una specie di involuzione della sua opera letteraria, che non è naturalmente un'involuzione della qualità, anzi, in tanti vedono nel secondo Landolfi una figura più profonda, più seria, diciamo, del primo, ma comunque è un momento in cui Landolfi inizia una sorta di corpo a corpo molto violento, molto acceso, con il problema proprio dell'espressione scritta, della letteratura, dell'inganno sotteso all'espressione letteraria, e cerca di togliersi quella sorta di maschera che aveva indossato fino a quel momento, che era la maschera del grande stilista, no? La maschera dell'inventore di storie paradossali, la maschera dello scrittore d'ingegno. Dico che fra 3 mesi avrò 50 anni e che più di una volta ho voluto cominciare questo diario, un diario. La sola cosa che mi restasse da fare è che ogni volta sono stato trattenuto sul bel principio dall'insorgere delle abituali preoccupazioni oziose, scelta di parole, disposizioni degli argomenti, perspicuità del dettato e altri maledetti inceppi della cui oziosità avevo d'altronde piena coscienza, sì che neppure diversione avrei potuto sperare, nonché rinnovamento. Camicia di nesso, una tal letteratura o scrittura che non sa abbandonare i suoi lenocini, o piuttosto i suoi mezzucci, e neanche rinunciare a una vantaggiosa sistemazione tipografica, cioè visiva, delle righe, delle parole sui fogli del manoscritto. Ma come uscirne? E invece io vorrei che questo fosse il libro, il registro del mio abbandono, il quale registro non riguardasse altri che me. I diari di Landolfi sono una sorta di esperimento condotto al limite estremo di questo tentativo di liberarsi dalla letteratura attraverso la letteratura. C'è una fotografia molto, molto famosa di Landolfi nella quale si vede fondamentalmente la sua mano, no? Che copre il volto per sabotare l'operazione del fotografo. Questo è emblematico, insomma, di quella che è stata la vita, ma soprattutto l'opera di Landolfi. Landolfi è uno dei pochi scrittori del Novecento italiano che sia riuscito in questo intento sottrattivo, nell'intento cioè di scomparire come persona, come soggetto politico, come cittadino, come padre, come addetto ai lavori, per rimanere solo come autore, come firma. E la sua leggenda nasce anche qui, insomma, l'aura di mistero, di ambiguità che accompagna Landolfi è strettamente legata al suo non esserci. Landolfi non amava essere fotografato, non amava il mondo dell'immagine, non amava i critici, e spesso pensava che i commenti che i critici facevano fossero impertinenti o che fraintendessero la sua opera. E con gli editori ha spesso dovuto combattere per eliminare, diciamo, i commenti dalle bandelle, dalle quarte di copertina che lui trovava inadatti. E quindi da un certo punto in avanti, dagli anni 60 in avanti, il primo esempio è questo che si chiama Se non la realtà, ha preteso che l'editore Vallecchi inserisse questa dizione: l'autore, stanco di sentirsi attribuire dai critici, o almeno dai più grossolani tra essi, e in ogni caso da chi poco lo conosce, la paternità o l'ispirazione degli scritti per consuetudine stampati in questa sede, i quali anzi lo trovano bene spesso dissenziente, ha pregato l'editore di sostituirli d'ora in avanti con la seguente dicitura: risvolto bianco per desiderio dell'autore. In precedenza, invece, appunto, le bandelle dei suoi libri erano fatte sempre in maniera un po' equilibristica. Per esempio, la Bière du Pêcheur, che è uno dei suoi romanzi maggiormente implicati con la propria biografia, reca sì una fotografia di Landolfi, ma in cui lui mostra la mano in luogo del volto, come per dire che la sua vera fisionomia è quella dello scrittore e non quella del personaggio. Gli attori cinematografici riescono a tenere gli occhi aperti con codesta luce? Beati loro. Allora non mi pento più di non aver fatto l'attore cinematografico. Era la tua carriera? Evidentemente. È certo comunque che la mia carriera è una carriera sbagliata, quella che ho intrapreso di fatto.
Ma e chi ti ha suggerito in particolare, oltre a Madre Natura? Il signor Bisognino. Bisognino, il quale fa trottare la vecchia. Bisognino fa trottare la vecchia, si dice, vero? Tanto perché i telespettatori, naturalmente, essendo romani, non sanno nulla di simile. Il suo stile, per certi versi, è simile a questo personaggio. Sicuramente ha un aspetto di difesa, sicuramente si tratta di una maschera, ma di una maschera sotto la quale non bisogna di pensare di trovare chissà quale autenticità. Di solito sotto la maschera c'è sempre un'altra maschera. Per descrivere lo stile di Landolfi io mi sono servito di un concetto che viene dalla psicanalisi, cioè degli Opel di Didier Anzieu, per l'appunto, e ho così provato a ipotizzare questa categoria della lingua pelle, cioè di una scelta linguistica e stilistica usata come difesa narcisistica. Questa spessa pellicola narcisistica è massima nella prima parte della produzione di Landolfi, è massimamente spessa, non subisce mai contestazioni, per così dire, e quindi abbiamo un lessico compattamente alto, una sintassi sempre complessa. Dopo gli anni 50, quando, per così dire, la produzione di Landolfi subisce una forte svolta, questa pellicola narcisistica, questa lingua pelle, non sparisce, anzi per certi versi si spessisce anche, ma comincia a subire degli autoattacchi masochistici che la sfigurano in qualche misura, e quindi le varie parentesi, le citazioni soltanto abbozzate. Questa configurazione stilistica la si vede soprattutto nei tre diari, che rappresentano forse l'apice della seconda produzione di Landolfi, tre diari che hanno tre titoli francesi, cioè La bière du pêcheur, Rien va et de moi. Sono anche stanco di questa mia scrittura, già che stile non si vuol chiamare. Falsamente classicheggiante, falsamente nervosa, falsamente sostenuta, falsamente abbandonata e giù, con tutte le altre falsità. Ma è possibile che io non sappia arrivare a una onesta umiltà e che le frasi mi nascano già tronfie dal cervello come pallade armata dal... Ecco che ci risiamo. Non è che questa scelta linguistica, stilistica venga meno, ma questa scelta viene sottoposta a tutta una serie di attacchi e viene anche contestata metalinguisticamente, metaletterariamente, cioè Landolfi nei diari comincia a dire quanto è brutta questa scrittura, quanto non funziona, quanto si avvita su se stessa e via dicendo. Quindi non è tanto che cambi qualcosa da prima nella scelta del lessico, eccetera, eccetera, quanto che viene aggiunto questo elemento continuo di autocontestazione. Naturalmente la vera protagonista di tutti i libri di Landolfi, prima ancora della casa, è la lingua. Questa lingua straordinaria, che è una lingua ricchissima, che svaria lungo tutti i secoli della nostra tradizione. In questo senso il dizionario ideale di Landolfi non è il dizionario dell'uso, ma è il Tommaso Bellini, la Crusca, il Battaglia, i dizionari storici. Quindi Landolfi, come Gadda, come Manganelli, è uno di quegli scrittori che lavora su più secoli di tradizione, al proprio arco, quindi molte più frecce. Il miracolo di questa lingua è che non ha nulla di paludato, di ingessato, di libresco. Al contrario, è una lingua estremamente suggestiva, e anche quando ci sono cose, parole o frasi di Landolfi che noi non capiamo, che il lettore comune fa fatica a capire, sono comunque frasi o espressioni che suggeriscono un senso, che inquietano. Come tutti i grandi scrittori, Landolfi non usa solo parole sopraffine, parole alate, usa anche parole gergali, parole dialettali, anche qualche parola oscena, e soprattutto le combina argutamente fra di loro, crea degli effetti irresistibili, a volte di tragicità, a volte di comicità. La mia moglie era agli scappini. Il garzone scaprugginava la fante e preparava la bozzima.
Sono un murci dove sono perfino un po' gordo, ma una tal calma mal rotta da quello zombare o dai radicoiussi del giardiniere col terzomo mi faceva quel giorno l'effetto di un malagma o di un dropace. Meglio uscire, pensai imbertudiandomi, farò magari due passi fino alla Fudina. C'è poi un Landolfi che gioca con il linguaggio e particolarmente con il lessico che arriva all'estremo della passeggiata, che è un racconto abbastanza tardo, costruito con parole prese dal dizionario, non c'è nessuna invenzione, ma c'è semplicemente il gioco di selezionare dal dizionario tutta una serie di parole poco consuete, magari di toscanismi, di arcaismi e via dicendo, che rendono il racconto, diciamo così, difficilmente comprensibile a un lettore medio, ma persino, diciamo, a un lettore tutto sommato avvertito linguisticamente. Il libro dei miei io preferisco, veniamo al fatto. Veniamo. Dunque, quello che non hai mai scritto forse. Landolfo. Che nessuno dei presenti, non dico dei telespettatori, ma neanche di questi pochi presenti, ha letto. È senz'altro il mio migliore libro e per conseguenza è il meno apprezzato. E le ragioni della preferenza? Quali? Della mia preferenza? Avrai una tenerezza di padre per questo volume. No, davvero, no. Avrai ragioni ideologiche. No, ragioni soltanto letterarie. Immagino che possa essere il migliore, il più valido, il più sofferto, come dite voi critici. Proprio nel momento in cui questa configurazione narcisistica comincia a essere attaccata con durezza, con violenza delle autoaccuse melanconiche che portano a questi buchi nello stile, Landolfi raggiunge anche, per così dire, il massimo dello spessore della pelle narcisistica e lo fa in un'opera veramente singolare, non particolarmente nota, ma un'opera che lui riteneva essere la sua maggiore, e cioè una tragedia in versi, una tragedia in endecasillabi sciolti che esce nel 1959, quindi se vogliamo un'opera davvero fuori dal tempo, che è il Landolfo VI di Benevento, un'opera che esce tra l'altro in un'edizione di straordinaria eleganza presso Vallecchi, e un'opera chiaramente destinata a pochi. Oh, vanità e fiacchezza delle umane e ingannevoli parole, a tal punto le mie m'hanno tradito. A me cara la vita, come questo? Non mi ha dato che male, quasi, o l'amo, sì, ma per quello che perennemente promette e non mantiene, come dirti? È furioso legame, è spregio, è sfida. L'amo come una donna che ci faccia languire, in cui vediamo pure uniti ogni vezzo e quant'altro basterebbe alla nostra felicità, volesse ella cedesse e noi saremmo lieti. Anche a livello tematico quest'opera di che cosa parla? Parla dell'ultimo principe longobardo di Benevento assediato, che sta per cedere di fronte ai Normanni di Roberto il Biscardo. A partire dal nome è evidente una controfigura dell'autore e uno dei suoi tanti personaggi che lo rappresentano. Landolfi ha normalmente una fama di scrittore isolato, schivo, ritroso, eccetera, ma in realtà quando viene a Firenze per la prima volta nel 1929 a studiare all'università e studia all'università di lettere, conosce una serie di scrittori, di autori che in quel periodo abitavano a Firenze, come Renato Poggioli, Carlo Bo, Elio Vittorini, eccetera, e con loro anima una sorta di socialità, di società letteraria composta da in parte scrittori, in parte critici letterari, e per scherzo dicevano che si erano spartiti il mondo. A Vittorini era toccata in sorte l'America, a Carlo Bo la Spagna, a Leone Traverso
la Germania e Landolfi aveva in comproprietà con Renato Poggioli la Russia. E nel 1932 si laurea su Anna Akhmatova, una poetessa che all'epoca era vivente e di cui in Occidente si sapeva molto poco. Lo studio del russo e della letteratura russa in Italia negli anni 30 era molto indietro, era qualcosa di ancora fatto in maniera molto artigianale, e Landolfi si mette a studiarlo a Firenze in una facoltà in cui ancora non esisteva una cattedra di letteratura russa, e a questi quadernini che sono rimasti un po' fortunosamente si vede come Landolfi avesse fatto uno studio sistematico del russo. Qui ci sono elencate tutte i vari casi, i vari aspetti del verbo, eccetera. Naturalmente lui, così come Vittorini, così come Traverso, eccetera, i suoi compagni di strada, diciamo così, che è un'espressione particolarmente russa, erano dei veri e propri pionieri in questo senso, perché per la prima volta importavano intere letterature. La letteratura è sempre una diversione e un divertimento. Non serve a nessuno quella scritta. La letteratura non è vita. Semplice constatazione, del resto, senza giudizio. Landolfi è considerato uno scrittore per pochi eletti, uno scrittore per scrittori, uno scrittore per critici, comunque per lettori dal palato fine. Certo, per amare Landolfi bisogna essere in sintonia con lui, bisogna amare un certo tipo di letteratura. La sua è una letteratura programmaticamente inattuale, infastidita dal proprio tempo, discontinua nei modi, nei toni, nella lingua, e questo ovviamente ha determinato a livello di grande pubblico la sua sfortuna. E però presso molti buoni lettori ha determinato anche la sua fortuna, perché ha alimentato un'aura, una leggenda che è poi trasversale e a quel poco che sappiamo della sua vita e a tutti i suoi libri. È difficile distinguere Landolfi autore dalla voce narrante. Landolfi è quella voce, è quel tono, sono quei libri, fondamentalmente è quella lingua. Un'eredità di Landolfi dal punto di vista letterario non è diretta, è difficile indicare un'eredità diretta, ma tanti scrittori nel Novecento italiano hanno preso Landolfi come modello, anche scrittori che scrivono adesso, penso appunto a Michele Mari, a Tommaso Pincio, a Luca Doninelli e tanti altri che hanno preso a modello le storie di Landolfi o la lingua di Landolfi. In ogni caso è considerato un classico del Novecento, un classico stravagante, ma al tempo stesso centrale. Nacque, fu sempre solo tra tanta gente, in molte parole tacque, indi morì, s'accomiatò dal sole. Ecco, e ora mi pare che...